Presidente Donato Milano, Riccione ha ospitato in questi 2 giorni Criterium e Coppa del Presidente. Giornate storiche, soprattutto perché oggi si celebra una giornata importante, soprattutto per la Muay Thai. Assolutamente corretto quello che hai appena detto, 2 giorni di lavoro full time con 3 ring operativi in ogni istante, in ogni momento. Abbiamo ancora circa un paio d'ore di gara per terminare la giornata di oggi nel pieno rispetto di quanto programmato. Non dico nulla per scaramanzia, però vanno riconosciuti 2 aspetti fondamentali. Davvero un'alta professionalità per quanto riguarda gli arbitri ieri e oggi e una grande preparazione, maestria, cultura anche da parte dei tecnici che ha permesso di avere un tasso tra virgolette di incidenti, di interventi medici molto molto basso. Giornata particolare dedicata alla Muay Thai, oggi con ovviamente a seguito dello storico accordo e oggi è la prima tappa importante che vede queste due realtà fondersi all'interno di un percorso di gare istituzionali che ovviamente poi avrà il suo clou ai campionati italiani prossimi per poter andare a Bangkok per i mondiali e poi in Turchia per i mondiali Youth e poi agli europei a Minsk in Bielorussia a dicembre. Credo che la gente possa testimoniare, e sono certo che lo farà, cosa significa essere una federazione, cosa significa avere un progetto programmatico e una capacità organizzativa di eventi di questo calibro, tutto nei limiti, rispettando quanto abbiamo detto in scaletta. E io vedo molta gente che ha un sorriso particolare sulla faccia, e questo per me è sinonimo di grande soddisfazione. Presidente, la sua FICAP BMS continua a crescere, continua a raccogliere consensi e indica la strada da seguire. I risultati credo che siano frutto di un lavoro del grande team che la federazione, di cui la federazione dispone. Per la giornata di oggi voglio ringraziare Davide Carlò e Mauro Bassetti, ovviamente tutti gli artefici che sono entrati con noi e con molta volontà sono pronti a rimettersi in gioco, ad imparare un sistema federale, cosa non facile, ma la volontà è tanta. La federazione cresce sempre più, abbiamo superato il record storico che apparteneva a un recente passato, esattamente il 2012, siamo in continua crescita, siamo appena a febbraio, quest'anno già parleremo di numeri estremamente interessanti, ma vi prometto che al 31 agosto del 2020 parleremo un linguaggio davvero impensabile fino a qualche tempo fa. Presidente, chiudiamo con i numeri appunto di cui parlava prima. Superata la soglia dei 23.000 tesserati, la kickboxing diventa sempre più disciplina sportiva anche per le famiglie. Un progetto a 360 gradi, le gare che oggi vediamo, quelle istituzionali, rappresentano ovviamente il core, comunque la colonna portante di un intero sistema, ma voglio enfatizzare tutta l'attività che è rivolta a tutto quel mondo che, pur appassionati, praticanti di kickboxing, ma non si esprimono nella forma di agonismo. Quindi mi rivolgo alla formazione, posso rivolgermi ai progetti sociali, a tutto quello che ovviamente noi cerchiamo di trasmettere: la kickboxing, la Muay Thai, il Savate, il shootbox, il sambo, prima di essere tali, sono degli sport che si affacciano al mondo e sono ovviamente accolti con estremo entusiasmo.